Se un uomo diventa money master, non fa soldi. È questa la mia triste verità che intendo offrire a voi, esimi utenti di YouTube. In questo video vi dico che, secondo me, coloro che si danno alla carriera di money master non fanno soldi, o meglio, non trovano persone disposte a pagare per loro. Esistono le money mistress. Chi sono le money mistress? Sono donne, ma anche ragazze, che si fanno pagare per essere adorate. Basta che si mettono, per esempio, nei diversi social network, si iscrivono a diversi gruppi presenti, per esempio, su Facebook, dicono: io sono una money mistress, cerco schiavi paganti, ed ecco che si ritroveranno dopo poco tempo subissate di richieste di amicizia e soprattutto di maschi pronti a pagare profumatamente solo per vedere piedi di donna o di ragazza. Tutto ciò, secondo me, ha dell'incredibile, eppure è così. La mente dell'uomo è una mente legata soprattutto alla donna. La donna diventa, tra virgolette, il feticcio nel mondo fetish. Feticcio è l'oggetto del piacere per eccellenza, che può essere qualsiasi parte di una donna, che può essere un piede, una gamba, che può essere per esempio un seno, un capezzolo e quant'altro. Io vi dico, dal mio punto di vista, che ci sono per esempio money master, quindi padroni del denaro, che diventano money master, quindi dicono nei gruppi di Facebook: io sono un uomo che cerca uomini paganti per essere adorato, e rarissimi uomini sono disposti a pagare, saranno al massimo uno, ecco, non di più. Invece, se una money mistress, quindi una ragazza, una donna, diventa mistress, dominatrice, padrona del denaro, ecco che trova migliaia di uomini che si chiamano nel linguaggio tecnico slave, quindi schiavi, pronti a pagare profumatamente queste donne, senza rendersi conto che arricchiscono queste ragazze, o meglio queste donne, ma impoveriscono i loro soldi, impoveriscono il loro conto in banca. Io vi dico che tutto ciò ha dell'incredibile, ripeto nuovamente dal mio punto di vista, ma questa purtroppo è l'amara verità dei fatti. Le money mistress sono una realtà per quanto riguarda il mondo BDSM, che sono tecniche che si rivolgono alla sofferenza che si trova però nel piacere, scusate, nel piacere che si trova però nella sofferenza. Quindi l'intento del BDSM è quello di provocare dolore, ma quel dolore, per chi è un BDSM, uomo o donna, è un piacere, non è un dolore fine a se stesso, ma è un piacere che viene a essere procurato. Bene, spero di avervi detto tutto, spero di avervi detto ogni cosa. Quindi, cari uomini, cari ragazzi, non vi buttate nella carriera di money master, perché è del tutto inutile, secondo la mia opinione personale. Infatti non fate soldi. Secondo me la carriera di money master non è quella di buttarsi, di diventare uomini, appunto, padroni del denaro, perché solo le donne al giorno d'oggi, diventando money mistress, fanno un sacco di soldi. Ci sono un sacco di uomini pronti a pagare profumatamente, ma donne che appunto vengono a diventare ricche grazie al fatto che si danno alla carriera di money mistress, quindi donne che espongono per esempio i loro piedi, le loro gambe oppure qualcos'altro, ed ecco che gli uomini sono pronti a pagare profumatamente. Basta che vedono due gambe, due piedi, basta che adorano per esempio due piedi annusandoli oppure toccandoli oppure facendo chissà cos'altro, ed ecco che le donne, le money mistress, diventano ricche, fanno soldi a palate. Bene, questa è la mia verità, è il mio parere, la mia opinione. Iscrivetevi, commentate se pensate che ho detto cose esatte, un bel mi piace, un bel mi piace, un bel pollice in su, altrimenti mettete un pollice in giù e ditemi cosa ne pensate.